Bello a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer, oggi siamo qui con Discovery Svapo per vedere la closed beta di The Crew 2 e da scoprirla insieme com'è. E io direi di iniziare. Quest'anno hanno inserito mezzi acquatici, aerei, hanno inserito un botto di roba nuova. Sapete che l'anno scorso l'ho portato, ci ho perso un pochino la vita a giocarci, quindi vedremo cosa avranno combinato quelli della Ubisoft quest'anno. Direi di continuare e per iniziare questa versione di prova. Allora, dobbiamo iniziare scegliendo la nostra stella nascente. Vediamo un po' chi ci propongono. Io non saprei, io prenderei... sembra Sucre. Sembra Fernando Sucre di Prison Break. Io opterei per Sucre, ragazzi, opterei per Sucre. Tutta la vita. Ok, perfetto, l'abbiamo scelto. Meglio di così, iniziamo con il nostro personaggio, con il nostro Sucre preferito. E vediamo cosa ci faranno fare ora. Ok gente, forza, datevi una mossa, dobbiamo andare! Ah, Hiroyuki Carter! Ehi, chiamami Hiro. È un piacere. Credevo che tu e il tuo pilota non arrivaste più. Sono della Live, la società che sponsorizza la gara, mi occupo dell'evento. Vieni con me. Grazie, grazie ancora, sono assolutamente elettrizzato. Grazie dell'opportunità. Figurati, siamo sempre alla ricerca di gente in gamba e voi due sembrate quelli giusti. Non serve che te lo dica, ma questa gara potrebbe aprirvi un sacco di porte importanti. Certo, non la deluderemo. Deludermi? Non è questo di cui stiamo parlando. Quello che conta è che convinciate la gente. La mia società organizza eventi per tutti gli appassionati di guida e di corse e voi volete correre, giusto? Ma certo, per noi è una grande occasione. Abbiamo provato a promuoverci un po' da soli, ma... niente da fare. Purtroppo non ci conosce nessuno. Fidati, mostrate quello che sapete fare e sarete subito famosi. Fate una bella gara e aumenteranno le opportunità e l'audience. Daremo il massimo. Hiro, amico mio, non voglio il massimo, ma qualcosa di leggendario. Oh, devo andare. Devo seguire una gara. Buona fortuna. Ok, grazie. Allora, non, tutto pronto. Non vorrei dire, fai vedere a tutti chi sei. Ma come sei, i doppiaggi tra quelli che conta. Cioè, perché non uso una facecam comunque sia, perché sennò avreste visto la mia faccia. I doppiaggi mi hanno lasciato veramente male, i doppiaggi in italiano. Spero che quelli in inglese siano migliori, perché questi qui proprio non si possono sentire. Comunque, noi siamo qua per valutare il gioco sé per sé, nel senso, cosa hanno migliorato rispetto a The Crew. E graficamente dovrebbero aver migliorato un bel po'. Se volete scoprire una New York presa d'assalto da gente fuori di testa, siete nel posto giusto. Non è una città, è il parco divertimenti dei migliori piloti di oggi e di domani. Tra l'altro, le cose che mi preoccupano di più a me sono quelle in aeroplano, perché se sapete, che avete visto qualche video anche di Far Cry o comunque qualsiasi cosa, anche COD, dove si usano gli aerei, io faccio veramente schifo. Ah, ci buttano proprio così dentro? Perfetto. Io da un botto che non gioco a un gioco di macchine. E infatti si vede tantissimo. Siamo qui oggi per il primo episodio dell'anno della Live Extreme Series. Allora, giocabilità sembra uguale a quella della scorsa volta, dello scorso gioco. Non è male, è un gioco arcade di auto ovviamente. Però mi piace. Mi piace veramente tanto. Bastardi, hanno tagliato. Hanno tagliato le merde. Ah, ecco, porco cane. Ho saltato il check. E mo? Non dirmi che non mi fa prendere gli altri check. No, non mi fa prendere gli altri check. Porco cane. Dovrò riniziare. Bene, se salti un check devi tornare indietro. Non ti danno né penalità né nulla. Zio porcone. Comunque, giocabilità, sì. A me sembra identico a quello... a quello scorso, al primo The Crew. Adesso riproviamo, cercando di non lisciare. Magari io dovrei imparare a frenare inizialmente. Devo... non si possa saltare là dentro, no. Vabbè, e dovrò abituarmi a frenare, perché non gioco da un casino a un gioco di auto e non sono nemmeno un fenomeno. Quindi
mi piace giocarci e basta. Poi, come avete visto magari nel video dello Scopriamo che avevo fatto, del Discovery Swap che avevo fatto un po' di tempo fa, ci giocavo anche con Giba, Simo Killer, così, quindi... Adesso vediamo un attimino com'è, cerchiamo di porco cane, i freni, svapo. Siamo qui oggi per il primo. Devo un attimo calibrare magari anche la. In questa nuova stagione. Porco cane, sto facendo schifo. Hanno l'opportunità di imporsi sui veterani e fare colpo. Tanta roba. Che osserveranno. No, mi piace la giocabilità, sinceramente. Ma, cosa ancora più importante, devono scaldare gli animi. È così che i fan. Porco cacchio. È questo che si tratta: diventare pilota, rubare la scena e vedere aumentare il numero dei follower. In fin dei conti è tutto basato sul prendere follower, sta roba. Tutto sull'online. Guardate le merde che tagliano tantissimo. Infami. La miseria. A proposito di volare alto, guardate quel salto. Ecco amici, i fan andranno a... Ah, ma c'è anche il NOS. Che quello chiamano Protox, ho letto. Non ci voglio credere. No. No. No, abbiamo fatto schifissimo. Cioè, la prima gara dovrebbe essere la più semplice. Io l'ho sminchiata proprio alla grande. Bene. Benissimo, direi. Porco cacchio. Bisogna frenare un pelo prima. Cioè, io non vedo più nemmeno gli altri. Vabbè, mi sono schiantato contro un palazzo, per forza. Spero che non fosse obbligatorio vincere la prima gara, perché... altrimenti ciaone. E ora la live diventa extreme. E quindi che cazzo è successo? Ma siamo pazzi? Nah. Ci fanno provare un po' tutte le cose. Ma cos'è sta cosa? No, ma andà malissimo, ragazzi. Ah, ok, l'hanno tolta. Le scie ti mandano a quel paese. Ma c'è il NOS anche sugli motoscafi. Ma dove andate? Che tamarrata è sto gioco. No, dove vanno? Dove vanno? Io sto cercando di seguire. Bravo, che li speroniamo. Non abbiamo più un NOS. I follower si ottengono con le vittorie, ovviamente. Ma non solo. Un salto spettacolare. No, no, è bruttissimo. E i fan accorreranno. Provate. La miseria. Ogni saldo. Abbiamo fatto tipo 200 follower così a caso. Figo. Mi piace. Ah, quindi più che vincere bisogna fare anche acrobazie, quelle cose lì. E questo ci può stare. Oh, abbiamo recuperato un bel po' di NOS. Questo è un salto? Sì. E la miseria. Santo che si perde tempo ovviamente a fare i salti, eh. Quelli là non li recupero mai più nella vita. Ma proprio mai più. Da un lato è meglio così, non mi sballottano. Siamo con le loro scie. Due terzi del percorso, ma stiamo guardando una nuova stella, credo. Spero. Non credo che stia parlando di me, però. Credo di sì. No, non è male. Mi piace questo cambio di aiuto. Aiuto. Oh. Adesso lo so che non bisognerebbe usarlo sempre, il NOS, però. Tipo adesso sì. Preparatevi a esagerare. E la miseria. No, gli aerei, ragazzi. Boh. Qua ho buttato via tutto quello che potevo buttare via. Sappiatelo che qua farò schifo. Però ci provo. Spero di non farvi venire il balto stomaco. Lo spero veramente tanto. Io mi sto divertendo comunque. A parte tutto mi sto divertendo. Fuori essere sulla cresta dell'onda dei social media. È matematico, più follower hai, più follower attirerai. Firma con la tua prima scuderia e le altre inizieranno a interessarsi a te. Attira i tifosi e i contratti. No. In altre parole, un pilota che attira abbastanza follower. Aiuto. Avrà accesso a nuovi stili di corsa. Aiuto. Le chiamiamo discipline. Voi le chiamerete meraviglie. E non sono meravigliose, in effetti. No, faccio schifo. Mi schianto. C'è già una folla di follower in arrivo. Ecco, porco cane. Via. 360. No, mi schianto. E invece no.
No, porco cane. Mi sono ucciso. Di New York. Questo era mi il sono primo ucciso. Episodio di Live. Mi sono ucciso male. È finita così. Continuate a seguirci sui social. È finita così. Ma magari è l'ultima tappa, eh. Spero. Spero fosse. Che figura di merda con gli aerei, mamma mia. Bello, mi è piaciuto. È divertente. Sono tutto sudato perché la parte con gli aerei mi ha un po'. Ma un po' messo tensione, che sono una merda, però vabbè, non si dice merda, lo so, però l'ho già detto due volte, basta dirlo. Comunque, è divertente, quello che posso dire è divertente, molto divertente. Adesso vediamo un attimino come si sviluppa. Amico mio, ce l'abbiamo fatta, dovremo ancora dimostrare molto, ma va bene così. Sappiamo quanto valiamo e potremo provare tutto. Motoscafi, aerei, ogni tipo di auto. Siamo al buffet più grande del mondo e possiamo mangiare quello che vogliamo. Parlo di street racing, off-road, pro racing e freestyle. Anche le moto. Possiamo fare una prova in ogni disciplina. Oppure ancora meglio, affrontarle tutte. Scegli quella con cui vuoi cominciare e diamoci dentro. Amico mio, benvenuto al Motor Nation. Se devo essere sincero, come vi ho già detto, mi ha divertito. Allora, abbiamo ben quattro alternative. Scegli tu, da dove vuoi iniziare? Allora, dove voglio iniziare? Gli aerei no. Gli aerei no, assolutissimamente. I motoscafi nemmeno. Proviamo un off-road, che non l'abbiamo provata. Tra le cose, quella che non abbiamo provata, proviamo questa qua. E direi che ci sta come cosa. Comunque, come vi ho detto, mi sta divertendo, a parte gli aerei, che vabbè, non sono il mio forte, mi viene l'ansia. Mi agito, dovrei fare magari un po' più di gare per vedere di migliorare un po' su quell'aspetto, perché non ho mai giocato a giochi dove si usano gli aerei, perché mi hanno sempre fatto cagare. Lo so, non posso farci niente, non sono proprio il mio tipo di gioco. Sono Wade Palmer, forse mi conosci. E questo no. È il mio show. Sto cercando una persona che abbia la capacità di stupirmi. Dimostramelo, ti presterò io il mezzo. Avanti. Prendi le chiavi e vediamo se hai quel che cerco. Se vinci, potrai tenerti l'auto e partecipare a qualche gara importante. Se perdi, invece, me la riprendo e tanti saluti. Ci mettono davanti a un bivio, dobbiamo vincere. No. Dobbiamo assolutamente vincerla sta gara. C'ho già le mani sudate, ragazzi. A parte che fa un caldo della miseria da me. Però c'ho le mani sudate. Gli hanno dato quel non so che di super tamarro a sto gioco. Più di quello che già era. L'hanno fatto molto molto più tamarro a sto gioco. E non è un male, anzi, poi detto da me, è figo veramente tanto. Il problema è vedere poi come si sviluppa, se non è monotono giocarlo o quelle cose lì. Porco cane, i freni, porco cane, usiamoli sti freni. L'off-road a me mi è sempre. A me non si dice, lo so, però fa niente. A me è sempre piaciuto un casino. Dove devo andare? No, porco due. Porco. Ero indeciso su dove andare e ho sbagliato, ovviamente. Lo sapevo. Perderò malissimo questa gara. A meno che non riesco a riprenderla. Cazzi cactus. Ho scelto il percorso migliore proprio, eh. Oh, un animale ci ha attraversato la strada. E io non saprei nemmeno come siamo messi. E lo so, tieni premuto X per attivare il Protox. L'ho finito, caro mio. L'ho finito tutto. Controllarla sulla strada è difficilissimo. Gira. No. È veramente difficile controllarlo sullo sterrato. Lì ce l'arrivo. No. La miseria. Stavo dicendo un'altra cosa, ma è meglio che non l'ho detta. Là ce l'arrivo. Forse ce la facciamo, ragazzi. Forse ce la facciamo tanto anche. Beh, abbiamo ricaricato anche di brutto il Protox, come lo chiamano loro. Dite che ce l'abbiamo fatta. Io non ho idea, perché c'era un fantasma, diciamo, da battere.
E non lo vedo davanti, magari dietro, lo spero. Porco cane, meno male che l'ho visto. Non lo so cosa abbiamo fatto, sinceramente. Io e te possiamo fare grandi cose insieme. Ah, ce l'abbiamo fatta nonostante la minchiata, perfetto. Il campo base e la tua nuova auto ti attende. Perfetto. Perfettamente perfetto, direi. E ora? Ah, ci fanno proprio tenere la macchina così? No, pensavo dovessimo andare in giro a esplorare un pochino la mappa, che era quello che tra l'altro volevo fare anche in questo video, ma... Amen. Benvenuti alla specialità off-road. Tanta roba. Ma bene, guarda chi c'è. Ti sei fatto le ossa. Ora sei dei nostri. Benvenuto in questo piccolo paradiso dell'off-road. Ci sono proprio tutti qui. Chi adora il fango, chi le scalate, chi vincere. A occhio direi che fai parte di questi ultimi, vero? Quello là è Tucker Morgan. Ma tutti lo chiamano Tuck. Pensa di essere il migliore in assoluto, ma dimostreremo a quel fanatico della natura che si sbaglia. Gli piace sia correre che esplorare. Tanta gente da queste parti lo fa, ma è un errore. Perché dovrebbero pensare solo a correre. Io ripeto, il doppiaggio veramente non mi piace per niente. Come dicevo, che bella questa. Vai in officina, troverai un'auto ad aspettarti. Veramente bella. Diciamo che è un investimento per il futuro. Tutte ok, ci regalano una macchina. Dovrai guadagnartele. Perfetto. Adesso vediamo un attimino cosa c'è, un po' di personalizzazione, un po' di tutto, prima di dare una valutazione, mettiamolo giù così, alla... Rally Raid, ok. Ah, motocross. Si sviluppa tutto con i... con la popolarità, credo, si sblocchi. Ok, questa è l'app per le foto. Puoi scattare fotografie e condividerle. Ma soprattutto, puoi immortalare i momenti migliori per il tuo album. Se non riesci a scattare la foto che vuoi, nessun problema. Puoi riavvolgere il tempo per trovare lo scatto perfetto. Ma davvero? E quindi? Sposta la visuale. Cazzo devo fare? Una fotografia davvero? Ah, ero dentro una persona, ecco perché si vedeva tutto così. Ma no, ma è messo. A parte che queste tamarrate qua non mi piacciono, però vabbè. Cioè, tamarrate nel senso queste cose qua di fare le fotografie per forza in tutti. Vabbè, facciamo così. Com'è che si fa a scattarla sta foto? Istantanea, X. Va bene. Ah, ok ragazzi, ci danno gratis questa qua della Red Bull. Vabbè, io la prenderei. Colore per forza questo della Red Bull, cerchioni per forza questi, ottieni un veicolo gratis. Ok, perfetto, magari fosse così anche nella vita vera, a cazzo così, auto nuova. E adesso cosa ci spiegheranno? Guardate quanti, quelli sono tutti eventi, immagino. 9 nuove attività. Ti piacerebbe fare soldi andando in giro in macchina? Una rivista ci ha chiesto di fare delle foto. Puoi vedere quello che vogliono nel tuo album. Non è obbligatorio, ma considerando il tuo stile, sono soldi facili. Ok. Quindi si può andare in giro per la mappa, credo che sia bene o male come l'altro The Crew. Fare foto per i soldi. Adesso magari ci facciamo un'altra gara. Proverei una di... No, beh. Strada no, una solo motoscafo. Proverei questa qua. Follower 1200, bucks che sono i soldi, 9000, ok. Proviamo questa ragazzi e poi direi che abbiamo bene o male una prospettiva ampia, molto più ampia di questo gioco. È molto carina la gara che ci hanno fatto fare, che passava da una roba all'altra, ragazzi, se non fosse che ci hanno messo a usare gli aerei. Se ve la sapete cavare in acqua, in cielo e al volante ovviamente, anche se ci arriveremo dopo, forse avete la stoffa per far parte della mia squadra. Battete il tempo della gara e il posto è vostro. Se non ce la fate, beh, sicuramente ce la farà qualcun altro. La Alexis Kendrick Racing vuole solo i vincitori. E io sono Alexis, quindi lo so. Scusa, che carattere di merda. Ma che bella, tutta roba Jaguar qua. Ah, usiamo questo noi? Vai Sucre, portaci la vittoria, Sucre. Termina l'evento. Ah, bisogna soltanto terminarlo?
Consiglio, premi R2 per accelerare, grazie. Vabbè, io direi di iniziare ad accelerare un pochino. Non è, è strano guidare i motoscafi. Nei videogiochi era da un botto che non lo facevo, a parte in GTA. Vabbè, molto diverso però. Vabbè, ricarichiamolo un posto Protox, come gli piace chiamarlo a quelli Ubisoft. E ce li abbiamo attaccati, almeno dalla minimappa sembrano proprio attaccati al nostro culo. Cerchiamo di... Porco cane, porco... Vabbè, dai, gli deve essere piaciuta ai nostri followers. Abbiamo... siamo a meno 1.402, ok. Tra l'altro... ah, siamo all'80% della gara, figo. Porco cacchio, pensavo fosse dall'altra parte. Ah, abbiamo già finito? Figo, e ce l'abbiamo fatta vincerla senza problemi. Buonissimo, direi. Andiamo a parlare delle nostre prossime mosse. E abbiamo preso anche un altro sponsor, credo proprio. E 9.000 soldi. Che direi che non ci fanno schifo, visto che ne abbiamo soltanto. Ne avevamo 9.000, abbiamo praticamente raddoppiato il nostro budget per gli acquisti. Adesso vediamo cosa ci fanno scegliere. Se ci fanno scegliere qualcosina, tipo se ci regalano anche qua qualcosa, tipo una barca, così. Un motoscafo, non una barca, sbagliato, scusate. Comunque, vediamo se ci regalano qualcosa anche qua. I caricamenti sono un po' lunghini, ma credo che sia perché questa qua è una beta. Comunque non... spero che li accorcino un pelino col gioco, che mi sta divertendo, quindi sono quasi tentato di comprare. Davvero, però vediamo. Niente male. Non vedo l'ora di averti in squadra con noi. Hai ancora del lavoro da fare, ma va bene. Ti insegnerò quello che devi sapere. Sarà un lavoro duro, ma i risultati si vedranno in pista, tra le onde e in cielo. Allora, questo è il pit. È qui che si riunisce la comunità del Pro Racing. Ora puoi venirci anche tu. Quello è Clarence Bishop III. Il campione regnante qui. La nobiltà delle corse, letteralmente. Suo padre e suo nonno erano campioni. Il che spiega il suo atteggiamento. Se inizia a vincere, non sarà per niente felice. Clarence è della vecchia scuola. È convinto che nulla debba cambiare. Molti piloti la pensano diversamente. Io credo che ci voglia un po' di equilibrio. Tu deciderai di testa tua. Se per caso te lo stessi chiedendo, c'è un motoscafo col tuo nome sopra che aspetta. Tanta roba. Te lo sei meritato e ti tornerà molto utile. Tantissima roba. Più tardi? No, quello no, non ancora. Vacci piano. Prima dovrai vincere un bel po' di gare. Questa sarebbe una figata, La Red Bull, che tra l'altro io sarà quella che sceglierò, sappiatelo. Dovessero metterci, se ci si fossero quelle vere, io la Red Bull sarà quella che sceglierò. Powerboat sbloccato, ok. Direi figo, tanto gli aerei per ora non ci sono. Io direi di... ok, veicolo gratis, così facciamo anche la fotina. Non si può fare la fotina? No, vabbè, andiamo a prenderla. Volevo provare a fare la foto, però non ce la fanno fare. Prendiamoci questo veicolo gratis. Colore. Fa un po' cacare così. Con le strisce. Prendiamolo tutto rosso, dai. O così. No. Bianco mi piace di più. Ok, otteniamo anche questo veicolo gratis. E quindi, ragazzi, praticamente ogni parte dove ci spostano ci mettono contro qualcuno da battere, da quello che si è capito ora. Vabbè, adesso siamo un attimo in superficie, non è che andremo proprio dentro. Comunque bene o male così. Io adesso sarei anche curioso di vedere se c'è. Ora possiamo montare i video con l'app Live. Apri la mappa, naviga e troverai gli strumenti che ti servono. Posta un po' di quelle bellezze e vedrai quanti follower. Ok, dicevo, volevo vedere anche un attimino la navigazione libera com'era. Se ce la fanno fare, tra le altre cose. Andare in giro, vedere un attimino il paesaggio com'era, come nel primo The Crew. Perché nel primo The Crew non c'era nulla da dire, ragazzi, era veramente bello. Oh, anche qua si può fare, soltanto che qua
Vabbè, ci facciamo un giro in motoscafo. Ho sistemato tutto per farti passare rapidamente da un tipo a un altro di veicolo. Chi è che pensa sempre a te? Io! Lo sai che sono. Ah, figo. Schiacciando R3 ti si apre quel menu che avete visto e puoi passare da una macchina all'altra che hai. Figo, l'hanno fatto bene, bello, mi piace. Adesso volevo così farvi vedere un attimino com'era. A parte noi non potremmo volare perché non abbiamo niente per farlo, però ci sta, mi piace. Vabbè, ci sono chance di foto in zona, come vi ho detto si poteva, ci si può far soldi con le foto come ci hanno detto. Adesso ci facciamo un giretto per New York, giusto per vedere com'è, che sono veramente curioso. Hanno detto che l'hanno fatta abbastanza bene da quello che avevo sentito. Però, se devo essere sincero, mi piace. Allora, se vi piaceva il primo, questo qua vi piacerà. È il tuo radar che si attiva. Vuol dire che c'è una live reward che puoi cercare e raccogliere. Più ti avvicini, più veloce è il beep. Vediamo se la trovi. Vabbè, poi hanno messo tutte cose molto social dentro al gioco. Molto, moltissimo social dentro il gioco. Tipo foto, video, fai videoclip, aumenti follower e quelle cose lì, quindi... un'innovazione abbastanza carina. Che puoi aprire la mappa e vedere se ci sono delle attività disponibili. Ok, vediamo. Non che andarsene a spasso non sia divertente. E questa qua è tutta la mappa, tra l'altro, cioè. E sono tutti gli Stati Uniti. Direi che è una vera figata. Se è come il primo, ci si mette una valangata di tempo a arrivare da una città all'altra. E la cosa bella è quella anche. Poi con gli amici diventa molto, molto... bello, anche perché nel primo, adesso questo qua bisognerebbe vedere, dovrei provare con qualcuno, anche se non ho tempo a dire il vero. Si, puoi fare anche la campagna, fai le gare della campagna con gli amici ed è quella la cosa figa. Vabbè, quasi ce l'avevo fatta a non prendere il muro. Comunque ragazzi, io direi che per questo primo video può bastare così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo The Crew 2, se è migliorato secondo voi rispetto al suo predecessore. A me la cosa che hanno messo molti più veicoli mi piace, perché nel primo c'erano soltanto macchine e moto in fin dei conti. Comunque sia ragazzi, adesso prendiamo, vabbè, non c'era spazio per passare. Direi che adesso facciamo un altro cambio così al volo. No, non possiamo. No, perché non me lo fa fare? Oh, e così si cambia. No, ma perché... No, non ci voglio credere. Sta cosa qua no, però. Che mi fate... Non mi fate andare sull'acqua direttamente. Sull'acqua più vicina, perlomeno. Non ci voglio credere. Spero sia stato un bug. Adesso no, devo provarci. Devo riprovarci. Qua non c'è un'apertura sull'acqua, no. Vediamo un attimino. Vediamo adesso cosa mi mette. No, non mi... Cioè, ragazzi, non ci credo. Ma davvero? Male male sta cosa. Male malissimo. Cioè, almeno metterti nell'acqua più vicina. Cosa devo buttarmi nell'acqua? E vabbè, ragazzi. Su questo direi che possiamo fermarci qua. Ragazzi, fatemi pensare, come vi ho detto, cosa ne pensa... Ah, ma davvero devo buttarmi nell'acqua, ragazzi? Cioè, aspettate, Davvero sì? Mi devo buttare nell'acqua. Ci sono i posti dove entrare, ma non ci credo. Vabbè. Comunque sia, adesso siamo in motoscafo. Mi piace come l'ho scelto, a dire il vero. Proprio bello, bellino. Se vi è piaciuto il video, come vi ho detto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!